Buongiorno e bentornati sul nostro canale YouTube. Come vi avevo promesso, parleremo di livellatura con un video tutto delicato dedicato alla livellatura. Dopo il video purtroppo dell'alluvione, abbiamo ricominciato con la livellatura, ne approfittiamo appunto per girare un video dedicato. E inoltre, stavo dimenticando, siamo arrivati a 3.000 iscritti, che per quando abbiamo aperto il canale 6 mesi fa, risale il primo video, neanche ci aspettavamo un risultato del genere. Quindi grazie a tutti gli iscritti, grazie anche a chi si iscriverà, anzi iscrivetevi al canale. La livellatura sicuramente è stata l'operazione agricola, comunque il lavoro agricolo, che ha rivoluzionato di più l'agricoltura italiana ed in particolare la risicoltura. I primi strumenti laser arrivano in Italia alla fine degli anni 70, dapprima utilizzati più sui cantieri stradali e diciamo in edilizia. Trova poi la sua applicazione anche in agricoltura, inizialmente montando lo strumento laser sulle lame delle ruspe e utilizzandolo a mano solo guardando le luci. Alla fine degli anni 70 vengono inventate le prime livelle appunto a controllo laser. Negli anni 80 si incomincia a esserci una buona diffusione della livella. Trova poi la sua diffusione massima negli anni 90, dove praticamente, parlando sempre di aziende risicole, il 90% delle aziende risicole hanno poi acquistato una livella laser. L'importanza della livellatura in risaia e quindi della livella laser è quello di avere un piano per la risaia perfettamente livellato. Prima dell'avvento della livella laser si spianava con quelli che venivano chiamati gli assi spianoni, quindi si sommergeva la camera e poi si entrava col trattore delle ruotine con questo asse e si cercava di pareggiare il più possibile il terreno. Diciamo che non era mai come una livellatura che facciamo adesso, si toglievano più che altro le schiene dai campi per far sì che l'acqua riuscisse a sommergere tutta la risaia. La grossa differenza sta che la livellatura con la livella laser si fa in asciutto e si fa un piano perfetto, e questo fa sì che si abbia sicuramente poi un'efficacia maggiore su quello che sono i diserbi. Nel caso di semine non interrate ma semine in acqua, sempre del riso, nascite migliori, perché abbiamo uniformità di spessore d'acqua su tutta la camera. Mi ricordo, mio papà mi raccontava che all'inizio degli anni 80 mio nonno, che era un uomo del 1911, quindi era partito coi cavalli e i buoi, quando vide arrivare dall'America, perché arrivano da lì, i primi strumenti laser, e mio nonno lo disse subito: questa è la più grossa rivoluzione per la risicoltura che ho visto e che vedrò io nella mia vita. Ed effettivamente così è stato. Ovviamente poi la livella trova applicazione in tutta quella che è l'agricoltura, perché anche non in risicoltura, ma come vi accennavo già in altri video, ad esempio nel nostro caso che abbiamo, irrighiamo quasi tutto per scorrimento. Ovviamente più abbiamo il campo piano e più andiamo meglio con le irrigazioni, perché abbiamo bisogno di meno acqua, ci mettiamo meno tempo, è tutto un altro lavorare. Ovviamente l'evoluzione della livella vera e propria è stata, cioè, se voi guardate, cercate su internet quelle che erano le prime livelle degli anni 80, era veramente una lama con due ruote dietro e un pistone che veniva controllato, come poi vi spiegherò, dal sistema laser, dalla centralina e tutto, ma nulla a che vedere con le livelle che abbiamo adesso.
e anche a livello di strumentazione ovviamente sono passati 30-40 anni dalle prime livelle, quindi proprio anche a livello di emittente laser, di ricevitore, di tutto l'impianto sono stati fatti passi avanti enormi. Vi spiego intanto due cose per chi non è del mestiere. Questo è il tripiede che porta l'emittente laser, quindi là viene creato un raggio laser perfettamente in piano. Il segnale laser viene catturato, diciamo così, dal ricevitore che è posizionato su un pistone detto palo. Quindi abbiamo la possibilità di regolarlo proprio per decidere a che altezza lavorare. Quello che vedete lì è il ricevitore, quindi cattura il raggio laser, il segnale laser viene mandato in cabina al control box che avete visto, ma vi farò vedere ancora quando abbiamo montato l'impianto. Il segnale viene elaborato, torna indietro e in automatico, tramite una valvola che c'è qua sotto, che non si vede, non riesco a farvela vedere. Eccola lì! Quella è una valvola. In base a quello che deve alzare o abbassare, praticamente, la centralina fa aprire la valvola che o alza o abbassa il pistone. Questo permette di tenere sempre il piano prestabilito. Come vedete, il ricevitore, come vi dicevo, è montato su un pistone, purtroppo sono controsole, su un'astra graduata, quindi si fa prima un giro, diciamo, di ricognizione dove si capisce più o meno quello che è l'altezza del campo che può andar bene, cioè dove è alto la livella non deve mordere troppo da poter scaricare poi un pochettino di terra, dove invece è più basso. E quindi si fanno prima due o tre giri nel campo per capire appunto quale piano scegliere. Si sceglie il piano e si fa intanto una prima passata. Normalmente noi facciamo due passate perché sono già tutti i terreni in piano. Ci sono dei posti che devi passare anche 3-4 volte. La livella è della ditta Fontana. Vi faccio vedere un pochettino più nel dettaglio quella che è la livella. Dicevo, della ditta Fontana, 5 metri di larghezza. Noi preferiamo non prenderle troppo larghe perché quando capita di fare proprio movimento terra
se hai una livella troppo larga non riesci ad andare avanti. Carrello telescopico con bilanciere, chiudibile ovviamente per questioni di ingombro, poi ve la farò vedere anche chiusa. Regolazione dell'inclinazione della lama. L'altra parte importante di una livella è questo pistone montato sul bilanciere di sinistra, che chiude o apre il bilanciere e di conseguenza alza o abbassa la parte di qui, e quindi fa fare questo movimento alla lama per cercare di tenerla in piano. È una macchina che ha ormai 7 anni, mi sembra, 6-7 anni, attaccata al 195. Abbiamo cominciato un altro campo, stiamo facendo la prima passata. Prima si sistemano le capezzagne per non avere fossi, buchi che si lasciano durante la ratura, perché dove l'aratro butta rimane una cresta alta e rimane il solco invece dove si finisce il lavoro. Quindi prima si dà una sgrossata alle capezzagne e poi si fanno gli uno, i due, i tre passaggi, quello che serve. Nel campo di qui invece è già stato finito, ho fatto i due passaggi, ho finito prima. Qui c'è uno degli argini che avete visto durante le operazioni di arginellatura. Parlando invece di come effettuare la livellatura, ci sono diverse scuole di pensiero, possono essere tutte giuste e tutte sbagliate. C'è chi fa il primo passaggio, normalmente i passaggi sono almeno due se non tre, dipende dalle situazioni e da quanto è fuori piano il campo. Comunque, tanti preferiscono fare un primo passaggio per dritto, cioè nel senso dell'aratura, è un secondo passaggio invece completamente di traverso, quindi perpendicolare al primo passaggio. Noi con quel sistema invece non ci troviamo assolutamente bene, perché sul secondo passaggio comunque la livella, per quanto possa essere precisa, come nel nostro caso dove abbiamo una livella che monta già una valvola proporzionale, quindi molto soft nelle correzioni, veloce ma graduale, non a scatti. Dicevo, sul secondo passaggio si sentono molto i salti delle carreggiate del primo passaggio, quindi il secondo passaggio non viene un bel lavoro.
Noi, come vedrete poi dai video, si dovrebbe capire, preferiamo invece, soprattutto da quando utilizziamo le autoguide, fare un primo passaggio con una diagonale non esagerata rispetto al senso di aratura e un secondo passaggio con la diagonale opposta. Questo perché hai la possibilità comunque di spostare la terra anche su tutti e quattro i lati del campo e inoltre in questa maniera non hai il difetto che dicevo prima, che senti tutti i salti del primo passaggio. Anni fa, quando non avevamo ancora le autoguide, piuttosto preferivamo fare due passaggi per dritto nello stesso senso. Poi abbiamo cominciato a utilizzare appunto la diagonale ancora prima dell'avvento dell'autoguida, utilizzando un semplice satellitare più che altro per, insomma, avere una direzione abbastanza giusta. Ovviamente adesso con l'autoguida è tutto molto più agevole. Diverso è quando proprio si va a fare un livellamento di un campo non livellato, quindi a quel punto non guardi più diagonali, dritto, traverso. C'è una zona alta, vai a caricare la lama nella zona alta e porti nella zona bassa. L'ultimo passaggio, poi quando si fa la lisciata finale, allora a quel punto la si fa nel senso principale del campo. Ecco la livella, la comodità dell'autoguida è proprio quella che ti permette di avere sempre le mani libere, di poter girarti indietro, controllare bene la lama, usare il tilt, che è quel pistone che vi dicevo prima, per tenere in piano, in orizzontale la lama, di poter intervenire manualmente laddove si vede magari che c'è troppa terra sulla lama perché sta caricando troppo e quindi possiamo passare in modalità manuale o comunque richiamare tramite questo joystickino la livella. Questi campi sono già abbastanza in piano,
dicevo, questi campi sono già abbastanza in piano rispetto a risaia. Qua verrà mais, c'era soia e viene mais. Rispetto alla risaia ovviamente non serve, diciamo, fare proprio i fini, nel senso che diamo una sgrossata, due passaggi, i terreni sono comunque livellati e non andiamo a costiparli troppo, cosa che invece in risaia la livellatura, oltre al fatto di fare un piano perfetto e quindi andare meglio con la gestione dell'acqua, e anche quello di andare a compattare il terreno proprio per far sì che le camere bevano il meno possibile durante poi la stagione di sommersione. In pratica qui vedete c'è una banda di luce verde, vuol dire che la livella sta lavorando perfettamente all'altezza che abbiamo impostato tramite l'asta. Quando si accendono o il rosso sotto o il rosso sopra è perché sta correggendo il segnale. Vedete che lampeggia. Qui abbiamo la possibilità tramite questo tasto di andare a escludere il controllo automatico e quindi di usarla noi normalmente, utilizzarlo come se fosse un distributore idraulico, quindi abbassare e alzare la livella. Una cosa che non vi ho detto è che la livella ha un suo impianto idraulico, quindi c'è una pompa attaccata alla presa di forza del trattore che fa girare l'olio, lì c'è il suo serbatoio, quello lì è il serbatoio dell'olio, lì c'è il filtro. Il movimento di alzare e abbassare la livella viene fatto con la propria pompa dell'olio, con il proprio impianto dell'olio. Quelli che sono invece i pistoni di servizio, quindi il tilt, l'apertura e la chiusura, alzare e abbassare, la chiusura delle ruote, l'inclinazione della lama, invece viene fatto tutto dai distributori. Per non avere troppi distributori impegnati, quindi ne andiamo a utilizzare solo tre, praticamente abbiamo dei devio, qui c'è il rubinetto che girato da una parte fa il tilt, girato dall'altro fa chiudere o aprire le ruote. Stessa cosa per la lama, c'è un altro devio qui che quindi, come posizionato adesso, gli faccio fare questo movimento, quindi quei pistoni lì per l'inclinazione della lama. Ora di andare a casa si recupera tutta la lama, si gira il rubinetto, l'olio viene mandato ai pistoni di chiusura della lama e si chiude la lama. Quindi in parte comandata dall'impianto dell'olio del trattore, in parte dal proprio impianto tramite pompa azionata da presa di forza.